The Pope's first words at his last public event of the week were dedicated to condemning the violence in Honduras following the recent murder of a pastoral operator and environmental activist. Mi unisco al lutto di quella chiesa e alla condanna di ogni forma di violenza. Sono vicino a quanti vedono calpestati i propri diritti elementari e a quelli che si impegnano per il bene comune in risposta al grido dei poveri della terra. And, of course, he also reiterated his calls for peace in the face of rising tension and violence in the Middle East. Purtroppo, sui fronti di guerra la tensione è molto alta. Si ascolti la voce dei popoli che chiedono pace. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, tanti paesi che sono in guerra. Preghiamo per la pace. The Pope thus culminated an intense week of meetings, despite his recent trip to Asia and Oceania. Throughout the week, he had meetings with ambassadors from various countries of the world.